filmato. Allora, perdonatemi, ma finalmente solo adesso, dopo tanti giorni, settimane che vi ho fatto l'ultimo sondaggio su Instagram. E mi raccomando, sotto nell'info box trovate il link per seguirmi su Instagram. Mi trovate sempre come mullumecap97. Fatelo, seguitemi perché lì nelle stories sono attiva giornalmente e potete seguirmi in qualsiasi cosa faccio, che siano cavolate, che siano cose di vita privata, che sia un qualcosa inerente ai pacchi che mi arrivano, a YouTube, comunque tantissime cose che non potete assolutamente perdervi. Allora, detto questo, sono ormai passate settimane dall'ultima volta che vi ho fatto il sondaggio su Instagram. Questa tipologia di filmato vi sta piacendo tantissimo e io vi stramega ringrazio, grazie, grazie, perché è una tipologia di filmato che è nata così tanto per, poi mi sono appassionata e vi siete appassionati anche voi appresso a me e alle mie trasformazioni, che decidete sempre comunque voi, ovviamente. Settimane fa ho fatto un sondaggio e le opzioni che ho messo era pop star americana e VIP italiano. Tra le due opzioni ha vinto a stragrandissima maggioranza, più del 50%, la pop star americana, e quindi io come potevo non mettere o non trasformarmi nel mio idolo? Il mio idolo, sapete molto bene, chi mi segue dagli albori, chi mi conosce di persona o mi conosce così per sentito dire, che vi devo dire, non lo so, comunque chi mi conosce e chi non mi conosce, via dicendo, tutto un giro di parole strambo che non ha senso. Comunque, il mio idolo da sempre è Michael Jackson, e quindi come pop star americana potevo non proporvi il mio idolo? Da notare, mi sono messa anche qui le spillette perché io ho casa invasa da lui. Fatemi sapere sotto nei commenti se volete un video dove vi mostro tutta la mia collezione. So perfettamente che non c'entra nulla con il mio canale, però può essere una cosa carina da condividere e da farvi vedere, insomma. Quindi fatemi sapere sotto nei commenti, perché mi ho filmato di questo per dirvelo, non ho modo. Quindi sotto nei commenti fatemi sapere se volete che vi registro tutta la mia mega collezione che mi invade casa, tranne il bagno, per il resto ho tutta casa invasa, per non parlarvi della mia cameretta, ma comunque quando faccio le stories penso si vedrà che è attaccato dappertutto. Ho proprio casa invasa ovunque, ovunque c'è lui, il mio idolo. Quindi in suo onore, siccome ne ho immensità di spille, ho detto mi metto delle spille e ho messo questa qui del periodo Bad, del periodo del 1987, quindi parliamo degli anni 80. E poi questa spilletta qui, chi conosce Michael Jackson più o meno saprà insomma i momenti storici, e quest'altra spilletta qui che è inerente all'History World Tour, quindi tour del 96-97. Siamo nel periodo anni 90 quasi, cioè fine anni 90, inizio anni 2000. Detto questo, ho parlato un casino, vi faccio vedere la foto da cui mi ispirerò. Mi sto morendo di caldo perché ho dovuto chiudere tutte le finestre perché c'erano dei rumori impressionanti fuori, ma detto questo ho parlato già un casino e non abbiamo concluso una cippa. Detto questo, vi faccio vedere la foto da cui mi ispirerò. Allora, è una foto inerente il periodo anni 90, quindi stiamo parlando dell'uscita dell'album Dangerous. Veramente, sì ragazzi, sono stramega informatissima, perché che ve lo dica a fare, insomma, sono un Wikipedia vivente inerente a Michael Jackson. Non è per vantarmi, ma è il mio idolo da sempre, quindi so ogni cosa. Ovviamente la foto che ho scelto, ma comunque il suo make-up generalmente è sempre questo. Non ci sono mai cose differenti. Il make-up di Michael Jackson è quello che farò ufficialmente in questo filmato. Quindi vi stavo dicendo, la foto che ho scelto è che mi piace da morire, il periodo storico che preferisco di più, a parte gli anni 80, insomma, in cui c'è stata la sua esplosione di thriller, vabbè, ma lo sappiamo, insomma, queste cose popolari le sappiamo tutte, ecco. Comunque sì, allora ho scelto il momento storico dell'uscita dell'album Dangerous, che stiamo parlando dell'uscita dell'album nel 1991, quindi anni 90, inizio anni 90. E questo è il momento storico in cui trovate Michael Jackson in questa maniera nel video Black or White. Tutti conoscete quella canzone assolutamente, se non la conoscete dovete rimediare a questa lacuna che è gravissima. E quindi ho scelto questa foto perché rappresenta, secondo me, Michael Jackson in tutta la sua essenza, i capelli super mega ricciolini così, questo, come possiamo dire, questa acconciatura molto anni 90 nel suo stile. Mi è piaciuta tantissimo questa foto, e oltretutto è una delle foto in cui si vede molto bene il look di Michael Jackson, e quindi meglio di così non poteva andarmi. Che poi non è un look così stravagante, quindi potete utilizzarlo anche per andarci in giro nel quotidiano, per fare un make-up diverso dal solito e via dicendo. Perciò oggi ci ispireremo al mio idolo, che bella cosa. Allora,
Speravo che vinceva la pop star americana perché già avevo messo in conto che avrei fatto assolutamente lui per forza. Quindi, allora, mi ingrandisco il mio Michael Jackson qui. Tutti i prodotti che utilizzerò li trovate tutti sotto nell'info box. Ho già fatto base e sopracciglia che starete notando sono un po' più scurette del solito perché, vedete, lui essendo scuro come capelli, di conseguenza le sopracciglia sono ben marcate. Per cui se mi vedete con le sopracciglia un pochetto più scure rispetto al mio solito è per questa motivazione. Direi immediatamente di incominciare perché mi siamo persi in tantissime e troppe chiacchiere, però il mio idolo è il mio idolo. Poi che bello che mi sono messo le spillette, ok, sono super mega elettrizzata nel registrare questo filmato, ma già si sarà capito. Allora, detto questo, io direi andiamo a prendere il mio mitico specchione che non può mai mancare, mamma mia, io sto morendo di caldo, e vi faccio vedere le palette che utilizzeremo, ma comunque, anzi no, ve le faccio vedere nel durante perché altrimenti perdiamo altro tempo e via dicendo. Allora, andiamo a prendere i pennelli che ve li mostro, sono sempre gli stessi ma io sempre comunque ve li faccio rivedere. Quindi, pennello da sfumatura, pennello piatto, pennello angolato piccolino e pennello piatto lingua di gatto, possiamo definirlo così. Allora, mamma mia, ma l'idea io di avere i capelli sciolti, perché queste idee malsane, perché poi muoio proprio. Specchio alla mano, andiamo a prendere la palettina della Delancey. Vedete benissimo che collaboro con questo brand e metto all'opera tutte le palette che mi mandano in questi filmati, le mettiamo proprio a dura prova. Quindi vado a prendere questa palette che già la conoscete, che è la Tender Night Palette, e da lei vado a prelevare questo colore qui. Allora, mettiamo per bene le cose, altrimenti cominciano a cadere, non so dove metterlo. Lo mettiamo qui, ok. Oddio, stava per cadere a posto. Allora, dalla Tender Night Palette vado a prendere questo colore qui. Allora, il look di Michael Jackson è totalmente opaco, quindi totalmente matte. Però se voi volete mettere qualcosa di diverso potete farlo, insomma. Allora, io vado a prendere questo colore qui, nocciola chiarissimo, per uniformare tutta la mia palpebra, di modo che abbiamo una... non abbiamo discromie, ecco, e abbiamo una palpebra uniforme e perfetta. Quindi vado a prendere questo pennello qui, prelevo un po' di prodotto, voilà, ecco qui, sbatto l'eccesso. Ovviamente, come sempre, ho fatto il mio solito trucchetto di applicare un po' di cipria sulle sopracciglia, stavo dicendo, no, sulla palpebra, perché vi aiuterà a far scivolare meglio gli ombretti, ma insomma la solita tiritella del trucchetto della cipria che ormai conoscete. Comunque è un alleato fantastico quel trucchetto, da quando l'ho scoperto lo amo. Allora, sbatto l'eccesso, vado a prendere il mio specchio, mi devo un attimino organizzare perché da tanto che non registro questi filmati mi trovo un po' impacciata, sembra come se sto registrando il mio primo filmato. E vado a applicare il tutto così. Io spero che non vi sto coprendo. Vedete, lo applico in maniera molto semplice su tutta la palpebra. Vedete? Così, tutta la palpebra, di modo che mi uniforma il tutto e partiamo con una base omogenea. Allora, facciamo la stessa cosa dall'altra parte, così. Ho messo ovviamente anche un primer occhi perché vi farà durare di più l'ombretto. Mi raccomando, non dimenticate il passaggio del primer occhi e il passaggio della cipria, il solito trucchetto che vi dico in tutti i filmati di Mi Trucco Come, perché sono due cose must e dovete farle assolutamente per stare più agevolati. Allora, così e così. Allora, poi come procediamo? Ovviamente punto luce lo facciamo subito. Il punto luce che ha Michael non è sfavillante, però sapete che bene che il punto luce sotto l'arcata sopraccigliare opaco per me è un delitto, quindi andrò solamente a cambiare questa cosa. E sempre dalla stessa identica palette, mamma mia il fallout che fa, leviamo tutta la polverina, vado a prendere questo color perlaceo e lo vado ad applicare qui sotto l'arcata sopraccigliare per dare un punto luce, quindi lo diamo subito e ci leviamo il pensiero. Pennellino piccolino di precisione e andiamo subito a dare questo punto luce. Spero di non stare a coprire il tutto con lo specchio così, cerco sempre di stare attenta. Vedete, punto luce ci sta tutto. Lui ce l'ha opaco perché vi ho detto che il trucco di Michael Jackson è un total opaco, un total matte, però qualche modifica si può fare, insomma, poi va sempre a gusto personale, eh. Ecco qui. Vedete, ve lo faccio vedere, è un punto luce assolutamente opaco, però il brillantinato è sempre il top. Quindi è l'unica modifica che apporterò a questo,
a questo look. Che bello, che bella cosa riprodurre il look del mio idolo. Lo faccio spesso, devo essere sincera, anche per andarci in giro. È un look che mi piace moltissimo, a parte che è il mio idolo e via dicendo. È proprio un look che mi piace, è semplice, ma che dà definizione. E non lo so, a tutto sommato è abbastanza sexy. Mi piace come look nel complesso. Allora, ok, vado a prendere il pennellino da sfumatura perché ben sapete che non mi piace questo stacco troppo netto, quindi pennello da sfumatura e faccio una piccola sfumatura così e così. Sempre col pennello da sfumatura, visto che ce l'abbiamo in mano, andiamo a prelevare un prodotto, cioè un prodotto, questo colore di ombretto. Allora, è su un aranciato marroncino, quindi andiamo a vedere un qualcosa di similare. Mi sa che andremo ad utilizzare questo qui perché lo vedo decisamente adatto. Sì, quindi vado a prelevare questo prodotto qui. Perché questo prodotto, questo ombretto qui, state come state notando, sono tutti opachi, eh? Vado a prelevare questo qui perché è quello, perché non mette a fuoco questa telecamera. Ok, vado a prelevare questo prodottino qui, voilà. Pennello da sfumatura alla mano, lo prelevo, ne prelevo poco poco e vado nella piega dell'occhio, sbatto l'eccesso. Proprio poco poco, vedete, è giusto una sfumatura poca poca che va verso l'interno. Quindi sbatto l'eccesso e andiamo verso l'interno così anche noi, vedete? Ci concentriamo verso la parte, dal centro verso la parte che va all'interno dell'occhio. Non mi veniva il termine. Oggi mi perdo le parole. Così, vedete, in questa maniera, voilà. E poi ovviamente andiamo leggermente anche verso l'esterno. Però principalmente ci concentriamo, posso farcela parlare. Il caldo mi sta dando alla testa, quanto amo questo spilletto, ok basta. E ci concentriamo più verso l'interno dell'occhio e poi andiamo a sfumare leggermente verso fuori. Allora, e ovviamente facciamo la stessa identica cosa dall'altra parte. Vado con movimenti così a cerchietto, di modo che riesco a uniformare la mia sfumatura per bene. Ok ragazzi, una volta che ci siamo concentrati principalmente all'interno, andiamo sempre col pennello da sfumatura, visto che ce l'abbiamo in mano, a sfumare per bene, vedete così. Qui sopra la piega la palpebra dell'occhio, non so che colore indosso, ma penso che comunque è un colore molto naturale, quindi io vado con il prodotto che abbiamo messo in precedenza, ossia questa tonalità qui di ombretto, quella con cui abbiamo uniformato il tutto, questo color nocciola chiarissimo. Vado a prendere questo pennellino qui e andiamo solamente sulla palpebra mobile. Quindi prelevo un po' di questo nocciola chiarissimo, sbatto l'eccesso e pressando il colore, perché vi viene più intenso il pigmento dell'ombretto, andiamo a fare tutto il nostro lavoro. Quindi pressiamo, vedete? Pressiamo l'ombretto. È molto semplice come operazione, niente di così complicato, eh? Sbattiamo l'eccesso, facciamo la stessa cosa dall'altra parte ovviamente. Fatemi sapere sempre sotto nei commenti se vi piace come artista e fatemi sapere qual è il vostro idolo in assoluto, di chi siete fan o se non siete fan, di chi amate le canzoni, chi apprezzate e via dicendo. Fatemi sapere tutto sotto nei commenti che sono stra mega curiosa. Super mega curiosona come al mio solito. Vado a riprendere il pennello da sfumatura, che non è questo assolutamente, e vado a creare una piccola sfumatura col tutto, portando anche un po' di colore messo in precedenza così. Siamo giunti a fare la questione principale inerente al make up di Michael, ossia quello di contornare il nostro occhio con il nero, vedete? È completamente contornato, quindi massima precisione in questa operazione. Per aiutarci andremo prima a fare una linea guida con l'ombretto e il pennellino piccolino, ma adesso vi faccio vedere tutto quanto per bene, e poi successivamente, per enfatizzare il tutto, possiamo anche utilizzare l'eyeliner. Però vediamo un attimino se ci piace il risultato, perché è un risultato definito ma abbastanza sfumato, come state notando, vedete, è un po' sfumato, quindi definito ma leggermente sfumato, perciò facciamo per gradi e vediamo tutto quanto. Allora, vado a prendere il pennellino, questo piccolino qui di precisione, lui, vedete, il piccolino di precisione, sempre questi capelli fuori posto, e vado a prendere il nero, ovviamente un nero rigorosamente opaco, quindi vado a prendere un classico nero, voilà, con il pennellino questo qui di precisione, eccolo, oddio non so come mettermi,
questo qui, ma già ve l'ho fatto vedere. Vado a prelevare un po' del nero e incominciamo a contornare il nostro occhio sopra e successivamente sotto. Poi leggermente lo sfumeremo con il pennello da sfumatura. Quindi sbattiamo l'eccesso, mi raccomando, e stiamo leggermente, vedete, attaccati al nostro contorno degli occhi, sia sopra che sotto. Facciamo questa operazione. Rimaniamo completamente attaccati e facciamo uno spessore medio, né troppo grande né troppo piccolo. Uno spessore così, ragazzi, completamente così, vedete? Eccolo qui, uno spessore che non è né troppo grande ma neanche troppo piccolo. Comunque, che si vede ma che non è eccessivo, stile Amy Winehouse, per capirci. Occhi con il nero e con questo pennellino qui, voilà. Poi successivamente ho utilizzato un pennello da sfumatura, perché una volta che ho fatto la linea ho leggermente sfumato il tutto, vedete, non è completamente netta, è leggermente sfumata sia sopra che verso il nocciola che abbiamo messo. Tanto adesso vi faccio vedere che devo fare gli ultimi ritocchi, vedete, sfumo verso il nocciola, ossia verso la palpebra mobile. Sfumo leggermente così, vedete, leggermente sfumato. Oddio, sto perdendo un occhio. Ok, mi era andato un attimo un pelo del pennello. Comunque, detto questo, poi sotto che cosa ho fatto? Ho sempre ripreso il nero con questo pennellino qui. Mi raccomando, utilizzate questo qui perché vi aiuta tantissimo a contornare l'occhio, ad essere più precisi e via dicendo. Ho sempre riutilizzato il nero, quindi ho contornato il mio occhio sotto e leggermente sfumato, non tantissimo perché altrimenti vi fa tipo effetto panda, occhiaie assurdo, che è un qualcosa di orribile e assolutamente anti Michael Jackson, quindi mi raccomando, non deludetemi. Andate a prendere il pennello da sfumatura e leggermente, io schiaccio così il pennello con il dito e rimango circoscritta quando faccio la sfumatura, vedete? Circoscritta così, piano piano, giusto per non avere questa riga sotto troppo netta. Però siccome non mi piace, cioè nel senso l'ho sfumata un pochino troppo, vado a riapplicare un pochino del nero e leggermente risfumo. Adesso vi faccio vedere, perché lo sto sistemando in corso d'opera. Ho questo fascio di luce che è fastidiosissimo, mi sa, perdonatemi in caso. Quindi vado a riprendere un po' del nero rigorosamente opaco. Quindi vado un attimino a pressare, ragazzi, vedete, rimango proprio attaccata, non so se si vede, rimango attaccata e presso il colore. Pigio il prodotto, sono certa che tantissimi miei amici fan di Michael Jackson saranno contenti di questo video, sarà sicuramente così, perché in tantissime mi avevano richiesto anni ed anni fa di fare un makeup tutorial, perché sapendo che sono brava, cioè brava, me la cavicchio a fare i make-up e via dicendo, in tantissime persone che conosco, ti prego fai un tutorial dedicato al nostro idolo. Mettere all'interno dell'occhio la matita color burro o bianca, in genere la porta sempre su bianco, però io la metto questa qui, mia solita color, bu-
color bullo. Color burro. Possiamo farcela, color burro. Quindi andiamo a mettere all'interno dell'occhio, la vado a mettere così. Voilà. Allora, il fatto di mascara ce ne ha pochissimo. Visto che è un maschio, ce ne ha veramente pochino. Penso che ha anche, non ha senso questa frase, ma va bene, ok. Ah, di mascara ne ha ben poco e probabilmente penso che sia anche sul marroncino, credo. Quindi io vado ad applicarne poco poco, però nero. Quindi vado ad applicare un po' di mascara nero poco poco, sia sopra che sotto. Vedete, giusto una toccatina così, poco poco poco. Stessa cosa dall'altra parte e sotto, quindi... Sopra, sotto, mi sto sciogliendo via, mamma mia, fa un caldo assurdo, ragazzi, impressionante. Quindi così, fatemi sapere quei due filmati se li volete, se volete che vi racconto un po' la storia di questo genio a tutti gli effetti, se volete vedere la mia makeup collection inerente a lui che ho casa invasa. Se casomai ho buone adesioni, magari lasciate anche un like a questo video, in modo che capisco se volete che continuo questa serie di filmati e... Capisco anche che vi è piaciuto e di conseguenza, vedete, ne ho messo veramente pochissimo. E di conseguenza capisco anche che volete quegli altri due video che terrei tantissimo a fare, ci terrei veramente tanto tanto. So che non c'entra niente col mio canale, però io sul canale porto anche le mie passioni e più passione di questa non ci sta. Poi, allora, continuiamo con il mettere un pochino di blush, quindi poco poco poco, perché in realtà non ci sta, o perlomeno se ci sta sarà pochissimo. Che neanche si avverte sulla foto, quindi vado a mettere questo qua mio poco poco, ragazzi, pochissimo. Vedete, giusto una toccatina così, che neanche si nota, ma che comunque ci sta pochissimo. Se sentite rumore sono le macchine che passano di fuori, perdonate ogni possibile rumore. Ok, vedete, pochissimissimissimo. E l'illuminante... Ne vado a mettere giusto una toccatina perché non mi ci so vedere senza. Ma comunque lo indossa anche lui un po' di illuminante, eh? Questo sì. Non so se indossa il contouring, ma sicuramente sì, ma io non lo faccio. Vado a mettere leggermente un po' di illuminante. Pensate voi, neanche ho preso il pennello, lo vado a mettere semplicemente con le dita. Metto questo qua mio solito gold che ormai conoscete. Quindi vado leggerissima sul naso. Vedete? Un po' sul naso. Un po' se gli zigomi così, giusto per dare un punto luce. Allora, lui sulle labbra ha un qualcosa di veramente stramega naturale. E adesso vi faccio vedere, vedete, è proprio un color carne sul rosato veramente stramega naturalissimo. Ho trovato nella mia makeup collection questo mix da fare. O metto questo, che è similare a quello che ha lui, oppure metto questo qui che è un po' più sul... sull'aranciato, non lo so, forse più questo è il più simile, quindi vado a mettere questo qui, lo metto al centro e poi lo vado a picchiettare, non è che lo metto completamente, vedete, un po' così al centro, ecco qua, vedete, un po' così al centro e adesso, magari metto un altro po', l'ho messo un po' così al centro, adesso con le dita lo vado a sfumare, ecco qui, così. Eccomi qui trasformata finalmente in tutto e per tutto nel mio idolo Michael Jackson. Allora, riprendiamo la sua foto. Oddio, mi stavo guardando lo specchio, no, 7 anni di sfiga, no, no, grazie. Quindi, allora, il mio idolo, eccolo qui, vi faccio vedere il suo make-up ingrandito al meglio. Voilà, non so se sta mettendo a fuoco. E eccomi a me, che mi sto sciogliendo vivo, mamma mia, fa un caldo terribile. In tutto e per tutto, vedete, ho picchiettato, è abbastanza similare il colore che ho trovato nella mia makeup collection, mi stupisco di me stessa. Fatemi sapere tutte quelle informazioni che vi ho chiesto sotto nei commenti, fatemi sapere se questa trasformazione vi è piaciuta e se vi piace questa passione che ho, ma comunque se mi seguite saprete benissimo che è il mio idolo da sempre e via dicendo. Fatemi sapere con un like se vi è piaciuto questo filmato, così io capisco anche le altre cose. Con questo io vi mando un super mega bacio, un abbraccio fortissimissimo e con il re del pop sul make up vi saluto. Ciao!